Ben ritrovati e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Sono 13.331 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio emergenza di più di 2 milioni e mezzo di positivi. L'incremento delle vittime invece è di 488, che porta il numero complessivo 85.162. E attualmente i positivi in Italia scendono per la prima volta da settimane sotto i 500.000, 498.834, con un calo di 3.219 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia sono invece quasi 2 milioni i pazienti guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 16.062. Sono invece 286.033 i tamponi eseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici, che hanno fatto rilevare un tasso di positività pari al 4,6%, ieri invece era del 5,1%. Intanto ascoltiamo il punto nel consueto report della cabina di regia con il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. Per la prima volta dopo 5 settimane di ascesa, l'RT tende a diminuire e si fissa di poco al di sotto di 1, così come anche l'incidenza, che però rimane elevata, intorno a 340 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti. Per quanto riguarda invece il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva, c'è una tendenza ad una lieve diminuzione, anche se si resta intorno alla soglia critica. Ciò vuol dire che le misure di contenimento e restrizione hanno funzionato e che bisogna pertanto continuare a mantenere dei comportamenti prudenti, tanto più che siamo nel corso di una campagna di vaccinazione ed è bene non sovraccaricare le strutture sanitarie. Consueto bollettino anche per l'unità di crisi della Regione Campania sui nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore. I positivi del giorno sono 1.150, di cui 133 casi identificati da test antigenici rapidi e asintomatici 951, sintomatici invece 66. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ovviamente ai soli positivi al tampone molecolare. I tamponi del giorno intanto sono 15.663, di cui 2.040 antigenici, per un totale positivi pari a 212.953 e 578 antigenici. I deceduti sono invece 29, di cui 11 nelle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri, per un totale pari a 3.586. I guariti invece sono 801, per un totale di 146.914. Ricordiamo anche il report dei posti letto su base regionale. Quelli di terapia intensiva disponibili sono 656, quelli occupati 114. I posti letto di degenza disponibili 3.160 tra offerta pubblica e privata e posti letto di degenza occupati 1.437. Il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato due nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domani. In base alle sue decisioni restano già le 4 regioni più la provincia autonoma di Trento, in base proprio all'ordinanza firmata dal Ministro. Nello scorso provvedimento era presente la Sardegna, che invece da domani sarà zona arancione. Le regioni gialle, oltre alla provincia autonoma di Trento, sono Campania, Basilicata, Molise e Toscana. Il Ministro della Salute conferma in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Restano in questa fascia anche Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta. Con le ultime ordinanze firmate oggi sono inoltre entrate in fascia arancione anche la Sardegna e la Lombardia, che prima erano rispettivamente in fascia gialla e rossa. In base alla nuova configurazione dell'Italia, infine, per l'emergenza Covid, restano in area rossa la Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano. Erano migliorate soltanto qualche giorno fa le condizioni del cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo uscente di Napoli, positivo da settimane al Covid-19, ma ieri pomeriggio una complicazione ha costretto il prelato a ricovero proprio all'ospedale Cotugno di Napoli. Il cardinale, dichiara Maurizio Di Mauro, DG dell'azienda De Coli, da cui dipende il nosocomio per le malattie infettive,
ha una polmonite interstiziale bilaterale. Ieri il dottor Punzi, capo dipartimento delle malattie infettive, che lo stava seguendo, dopo averlo visitato, ha consigliato così il ricovero. Ascoltiamo l'augurio di pronta guarigione del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Ovviamente auguro, nome mio, non solo a nome personale, ma di tutta la città, al cardinale una pronta guarigione per presto ritrovarlo nella messa che doveva celebrare domani del suo commiato con la città di Napoli. Quindi immagino saranno giorni difficili, ma saranno giorni che ci porteranno nuovamente a incontrarlo nel fare il saluto alla città dopo tanti anni di cardinale di Napoli. Si registra ancora una volta nel napoletano un'aggressione, la quinta già da inizio anno, per il personale sanitario del 118. Dopo un intervento, un'ambulanza stava rientrando per le operazioni di sanificazione, quando è stata affiancata persino da uno scooter con due ragazzi a bordo. I due giovani, stando a quanto riporta Nessuno Tocchi Ippocrate, avrebbero prima insultato e poi persino sputato verso i sanitari. L'ambulanza 118 della postazione Pietravalle, dicono i sanitari, in pochi minuti era partita dal Cardarelli dopo aver lasciato un paziente Covid e percorre così viale Colli Aminei diretti verso la struttura dove stava avvenendo la sanificazione dei mezzi. Improvvisamente e senza alcuna giustificazione, due ragazzi su uno scooter hanno affiancato il mezzo incominciando a gridare parolacce. Alla fine del turpiloquio il guidatore dello scooter ha sputato così verso l'autista. Tanta amarezza, quindi, ancora una volta da parte dell'equipaggio che non si capacita di tanto odio nei loro confronti. Questa mattina il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e l'assessore alla toponomastica, Alessandra Clemente, sono intervenuti alla cerimonia di apposizione di una targa in memoria di Pasquale Apicella, assistente della Polizia di Stato, venuto meno dopo il tragico incidente mentre inseguiva dei rapinatori. Sono intervenuti, oltre alla moglie e ai figli, anche il prefetto di Napoli, Marco Valentini, e il questore Alessandro Giuliano. Nell'occasione sono state deposte due corone di alloro del sindaco di Napoli e del capo della polizia. Intanto ascoltiamo le voci dei protagonisti. Un importante riconoscimento al sacrificio di mio marito, e per la sua memoria principalmente, perché non venga dimenticato. Io credo che possa essere di esempio, perché mio marito ha speso la sua vita per la giustizia. Ha indossato un uniforme credendoci fino alla fine, la portava cucita sulla pelle. E credo che nella nostra realtà anche il fatto di un riconoscimento così sia importante. Possa essere d'esempio il giuramento di mio marito. Io ero a fianco a lui, con mio figlio. E la felicità dei suoi occhi è la prima cosa che mi viene in mente oggi. L'importanza è enorme, noi ci tenevamo moltissimo, sapete che i tempi burocratici non coincidevano con i tempi di questa tragedia, però c'è stata una grande volontà di tutti, devo dire, del Comune di Napoli, della Polizia di Stato, di tutte le istituzioni. Determinante è stato quello che abbiamo voluto fare per la moglie, per la famiglia, tutti i figli di Pasquale ed Ettolino. La targa è molto bella e serve a ricordare quello che è accaduto e per non dimenticare, perché le tragedie talvolta si ripetono anche perché ci si dimentica troppo spesso di quello che accade nei nostri luoghi e nelle nostre strade. Quindi è un giorno della memoria forte, con tutta la città qui unita nel ricordo di un poliziotto che ha dato la vita nell'adempimento del suo dovere. Un gesto molto bello questo dell'amministrazione comunale di Napoli, che permette di ricordare in maniera plastica il nostro collega Lino, che qui ha perso la vita. Si è sacrificato per tutti, questo permette di sottolineare come un appartenente alla Polizia di Stato faccia parte della comunità in cui opera e sia figlio della comunità in cui opera. Questo il Comune di Napoli lo ha dimostrato in maniera plastica ponendo questa bellissima targa. Mentre si preparava c'è stata una forte solidarietà da parte delle persone del quartiere che vivono qui intorno. Questo a mio parere testimonia l'utilità di cose di questo genere, che sembrano o possono sembrare a volte solamente dei ricordi retorici, invece sono segni tangibili di qualcosa che è accaduto e che ogni persona che qui l'ha vissuta direttamente o indirettamente ne coglie
il significato che dal nostro punto di vista e anche dal punto di vista di tutti i cittadini per bene di Napoli significa testimoniare l'affetto per il grande lavoro che le forze dell'ordine fanno in questo territorio, spesso anche a rischio della propria vita. È un lavoro che rappresenta un patrimonio per tutta la comunità. Come di consueto, l'ASL di Caserta ha diramato il bollettino di aggiornamento dei casi positivi Covid in tutta la provincia. Si segnalano 153 nuovi positivi, 162 guariti e 8 deceduti. I test processati sono stati 2.295 per un tasso di incidenza pari al 6,6%, in leggera risalita rispetto alla giornata di ieri. La città che fa registrare il maggior numero di positivi resta Maddaloni con 283, seguita da Mondragone con 190 e Caserta complessivamente con 171. A tal proposito, il comune di Santa Maria Vico ha pubblicato importanti aggiornamenti relativi all'epidemia da contagio Covid-19. Come da prassi che si ripete periodicamente, i dipendenti comunali, i vigili urbani, i volontari della protezione civile e alcuni amministratori si sono sottoposti al tampone molecolare. Le operazioni di screening si sono concluse con esito favorevole. Tutti i tamponi infatti sono risultati negativi. Alla data odierna sul territorio di Santa Maria Vico si registrano soltanto 60 casi positivi, con un numero di persone guarite che sale a 715 e 14 casi ancora in quarantena. In considerazione dell'attuale situazione, con una curva epidemiologica che continua a mostrarsi in discesa su valori che non destano particolare preoccupazione, l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno adeguarsi alla recente ordinanza regionale che prevede a partire da lunedì 25 gennaio il ripristino delle attività didattiche in presenza anche delle scuole secondarie di primo grado. La riapertura delle scuole, ha dichiarato il sindaco Pirozzi, rappresenta per tutti noi un primo importante segnale di ripresa. Ci avviamo a uscire da un tunnel lungo e ancora buio, che ha risucchiato le nostre vite, rendendoci particolarmente fragili. Alla paura però dobbiamo rispondere con la speranza. Sono sicura, concluso, che con la giusta sinergia riusciremo ad affrontare anche questa sfida. Terminiamo come di consueto con lo sport. Dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Juve, nuovamente è tempo di scendere in campo per il Napoli, impegnato domani a Verona nella trasferta contro l'Hellas alle ore 15. La migliore notizia per il tecnico calabrese Gennaro Gattuso è il tampone negativo di Victor Osimhen, come comunicato dal club partenopeo con una nota ufficiale. L'ex Lille, che si è anche allenato in gruppo, potrebbe infatti essere anche convocato per la trasferta scaligera. Per le formazioni, per la squadra di casa, ballottaggio di Marco Lazovic a sinistra con Baracca e Zaccagni che agiranno alle spalle di Kalinic. Nel Napoli ancora assente Fabian Ruiz, positivo al coronavirus. Tra i pali intanto tornerà Meret, poi Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Sai, favorito su Mario Rui. A centrocampo conferma Bakayoko e Demme, mentre in attacco Petagna insieme con Lozano, Zielinski e Insigne, Mertens pronto dalla panchina. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i programmi in prima serata e vi do appuntamento a domani mattina ore 6:55 con la rassegna stampa live. Buona serata!